Cambio al vertice per il Circolo Legambiente di Torchiara, la realtà che assume il nome di Anselkis Torchiara, Alto Cilento, con esplicito riferimento al territorio di azione e tra quelle più attive nel campo dell'ambientalismo, della divulgazione, della cultura, dell'organizzazione di eventi e della difesa dei borghi. Dopo le dimissioni del presidente Adriano Maria Guida, che è stata la guida del circolo da quando nel dicembre del 2015 venne fondato per motivi legati all'incompatibilità con un ruolo politico nella pubblica amministrazione, si è dovuto procedere all'elezione di un nuovo direttivo. La scelta è ricaduta sul già vicepresidente Carmine Palimento, da sempre al fianco di Guida e dell'associazione ambientalista, nonché ideatore di progetti all'avanguardia, tutti sotto la bandiera di Legambiente. Dopo 7 anni di mandato, di cose da dire ce ne sono davvero tante, però mi vorrei soffermare adesso solo sulle cose belle, positive. Le difficoltà non sono state poche. Però permettetemi, dopo tanti anni di mandato, di raccontarvi sinteticamente quello che noi abbiamo realizzato e fatto per il territorio. Abbiamo dimostrato all'Alto Cilento che anche un'associazione di volontariato prima e adesso un'associazione di promozione sociale poi può fare tanto per il proprio territorio. Noi come volontari non ci siamo limitati a sensibilizzare la popolazione, i cittadini sulle tematiche ambientali, ma abbiamo anche offerto dei servizi, abbiamo anche realizzato tante attività di formazione. E riguardo a questo, importanti sono i numeri riguardo agli eventi che abbiamo tenuto con le scuole in questi tanti anni. Giusto per dire qualche numero, abbiamo fatto attività, iniziative in 4 istituti comprensivi diversi per un totale di 10 plessi scolastici, abbiamo fatto educazione ambientale in un totale di 100 classi circa, quindi abbiamo davvero fatto tanto. E a mio avviso non c'è nulla di più concreto, non c'è nulla di più fattivo che la formazione. Gli interventi immateriali sono quelli che a lungo andare nel tempo rimangono e attecchiscono nel territorio, sui territori. Ancora dopo anni rivedo ragazzi, bambini che allora erano bambini, che mi ricordano le iniziative che abbiamo fatto insieme, ed è proprio la gioia e la felicità di questi ragazzi che costituisce per me un ricordo indelebile delle esperienze fatte e di quello che abbiamo realizzato.